Ciao ragazze, benvenute e bentornate qui sul mio canale. Oggi nuovo video in cui andiamo a provare delle novità e quindi a truccarci insieme. Mi è arrivato un mega pacchettone con un ordine che ho fatto io su Maki Beauty e quindi andremo a provare tutto quello che ho scelto. Piccolo spoiler del video, andremo finalmente a provare insieme lo Sky High di Maybelline e sempre di Maybelline anche i Super Stay Matte Ink nella versione dedicata al caffè di cui tutti parlano, quindi non vedo l'ora. Direi di iniziare subito, ma come al solito due piccole cosine. Vi ricordo, se amate il mondo beauty, siete nel posto giusto. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi qua sotto al mio canale, così non vi perderete tutti quanti i prossimi video e mi supporterete, cosa fondamentale per me. Seconda cosa, e poi iniziamo perché devo davvero provare tante tante cose. È sempre attivo fino al 30 di aprile 2021 il codice Giulia Pulcini, che vi dà il 10% su tutto il sito Maki Beauty, quindi perché non fare un ordine? Il codice non è affiliato, questo significa che io non guadagno alcuna percentuale se voi lo utilizzate, ma voi ottenete appunto uno sconto, quindi ovviamente se lo utilizzate poi fatemelo sapere o taggatemi. Prima di partire con il fondotinta applico un prodotto che in realtà non è nuovo, ma è un primer, quindi vi faccio vedere giusto che cosa applico. Questo è Liquid Powder Pore Blurring Makeup Serum di Makeup Revolution. Lo sto utilizzando da qualche giorno, è pazzesco, va a lisciare tantissimo la pelle, chiude i pori, veramente su di me fa un bellissimo effetto. Revolution è un brand che potete trovare su Maki Beauty e scontare, non sono certa ci sia o sia disponibile, nel caso vi lascio il link giù in info box. Ok, il primo prodotto che ho scelto sul sito Maki Beauty è un fondotinta di Essence. Non ho mai provato fondotinta Essence, quindi ho pensato devo provare qualcosa, e tra tutta la linea ho scelto quello che secondo me può andare bene per la mia pelle, che è lo Stay All Day 16 ore Long Lasting Makeup, che come vedete è full coverage e oil free, quindi dovrebbe essere adatto a pelle grasse. Sapete che io amo alta coprenza, quindi dovrebbe essere il mio. Ho scelto la colorazione 05 Soft Cream, chissà se l'ho indovinata. L'applicatore è questo qui a pompetta e andiamo a provarlo immediatamente. No, beh, forse più che scuro è un po' giallino. Wow, coprenza direi già molto molto valida. Se vi interessa, questo pennello è di Makeup Revolution ed è l'R8, che è l'apposito pennello per i fondotinta. Allora, fondotinta applicato leggermente troppo giallino secondo me per me, e forse avrei potuto prendere una colorazione più chiara, però a parte quello, allora si stende in modo molto molto facile. Mi piace come è andato, forse anche grazie al siero, a minimizzare i pori, o comunque non mi segna troppo dove ho la pelle più secca o le pellicine, però secondo me non è un effetto assolutamente naturale. Ci sono dei full coverage che hanno effetto un pochino più carino sulla pelle, e oltretutto non so se in videocamera si nota, ma io lo vedo già lucido, quindi sicuramente dovrò andare a settarlo, però per essere oil free secondo me è già fin troppo Bene, non ho lucido. ordinato nessun correttore, quindi vado a utilizzare questo, che tra l'altro vi straconsiglio, che è l'ultimo uscito di Revolution ed è l'Eye Bright Illuminating Concealer nella tonalità Porcelain, e lo adoro, quindi provatelo. Ok, correttore applicato, direi di passare alla cipria. Ne ho ordinate due. Una è di Revolution Pro ed è la CC Perfect Impressive Powder. Questa qui è la cipria, la tonalità, mentre ho ordinato anche di NYX la HD Finishing Powder nella tonalità banana, che è questa qui. In realtà oggi, se riesco ad aprirla, questa qui è quella di NYX. In realtà oggi vorrei andare a provare quella di Makeup Revolution perché vorrei fare un video dedicato interamente a NYX ed è il motivo per cui ho ordinato questa cipria. Vado a settare prima metà del viso, così vediamo la differenza con e senza cipria. Sto cercando una cipria compatta, valida, perché ho provato quella di Catrice, che mi avete visto provare in un altro video, che dovrei avere qui. Questa qui, che è la Poreless Perfecting Powder, non mi ha convinta al 100%. Quindi, se avete una cipria da consigliarmi, assolutamente giù nei commenti lasciatemi il nome, così la proverò. Vado appunto prima a settare il contorno occhi, e poi, visto che il fondotinta è molto molto lucido, andrò a settare tutto quanto il viso. Ok, ho applicato la cipria da questo lato. Questo qui è il lato in cui appunto ho settato il fondotinta. Questo qui è il lato in cui non l'ho settato, come vedete è molto molto più lucido, mi piace, è molto molto leggera,
Forse ne dovrei applicare ancora un po' su pelle grassa, comunque mi piace per il momento, ovviamente devo sapere anche come regge, quindi l'applico anche di là e poi proseguiamo. Passiamo al bronzer. Ho voluto ordinare un bronzer di cui ho sentito parlare veramente tanto e finalmente lo provo anche io. Di Physician Formula ho ordinato il Butter Bronzer. La tonalità in realtà non la trovo, potrebbe essere Murumuru, ma non vorrei dire cavolate, quindi ve la lascio scritta. Questo qui è il pack, abbiamo il bronzer e all'interno c'è anche il suo pennellino che non penso andrò ad utilizzare. Proviamolo subito insieme, sono molto molto curiosa e tra l'altro fa un profumo buonissimo. Molto 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 bello questo bronzer, mi piace tantissimo, prima di tutto la tonalità, molto bella, mi piace il fatto che sia molto leggero come pigmentazione, secondo me è un valore aggiunto nei bronzer perché molto spesso con i bronzer super pigmentati rischiate di creare un alone qui intorno al viso, quindi preferisco sempre i bronzer un pochino più leggeri che andate poi voi ad aggiungere il prodotto per avere più pigmentazione. Molto molto bello, molto naturale, mi piace un sacco, sembra davvero effetto pelle abbronzata, quindi sicuramente lo riutilizzerò nella mia routine quotidiana. Per quanto riguarda il blush, probabilmente sono impazzita perché ho ordinato un blush luminoso. Se mi conoscete sapete che io sono la regina dei matte, nel senso che tutto quello che è matte su di me funziona e quindi insomma non so perché ho preso il NYX Sweet Cheeks Glow nella tonalità, ve lo dico subito, Rose and Play. Questo qui è il pack e tra l'altro sapete che io amo i blush pescati e questo è super rosa, quindi non so sinceramente cosa mi ha preso quando ho ordinato questo blush, ma comunque proviamo la formula. Ok, ho applicato il blush, devo ammettere che in realtà questo colore mi piace, non so se riuscite a percepirlo, è leggermente forse troppo rosato per i miei standard, come al solito arrivano nelle notifiche, però è veramente molto molto carino. Mi piace il fatto che non sia estremamente pigmentato, quindi anche qui lo potete gestire voi e andare a scegliere voi quanto ne volete applicare. Mi piace molto, devo dire che non si nota nemmeno troppo che è luminoso, in realtà se mi metto a favore di luce si nota un pochino, però non mi dispiace, pensavo peggio. Andiamo a concludere il viso, poi passiamo agli occhi. Abbiamo da provare anche un illuminante, sempre di Revolution Pro, ormai di questa linea ho provato quasi tutto. Abbiamo il Lustre Highlighter, non so come si dice, nella tonalità Golden Rose. Questo è il pack esterno, che come vedete riflette la luce, è veramente magnifico. E guardate, dadan, questo qui è l'illuminante, è appunto una specie di oro rosa, più oro che rosa secondo me, ed è bellissimo da vedere, quindi lo andiamo a provare immediatamente. Allora, illuminante applicato, non è sicuramente un illuminante super super power, quindi se cercate proprio l'illuminante super riflettente allora forse non fa per voi, però secondo me per tutti i giorni è molto molto carino, risalta leggermente la grana della pelle ma proprio pochissimo, quindi per me è assolutamente ok. Ha questo appunto retro oro un pochino, perché appunto io ho scelto la golden, però devo dire che non è male, secondo me per tutti i giorni non è sicuramente un illuminante che dite wow, però è molto molto carina, secondo me lo utilizzerò sicuramente. Prima di passare agli occhi vado a settare la base, sto testando da un pochino questo che non ho preso, non è nuovo, però lo sto appunto testando da un po' e voglio parlarvene, che è sempre di Revolution ed è il Super Fix Super Old Misting Spray. Per chi ama l'effetto matte è davvero ottimo, non sono certa sia disponibile su Maki Beauty, però insomma ve lo consiglio perché lo sto utilizzando da un bel po'. Eccoci qua, abbiamo la nostra base, passiamo agli occhi. Per quanto riguarda gli occhi ho scelto due palette, una è di Make Up Revolution, sapete che le sto provando praticamente tutte, cioè tutte no perché ce ne saranno un milione, però appunto questa volta ne ho voluta provare un'altra ed è la Jewel Collection Gilded, non so come si dice. Questa qui è la palette, come vedete ha dei toni super super nude, quindi può essere perfetta per tutti quanti i giorni, e ora ve la faccio vedere da più vicino perché mi sa che non si notano bene questa linea di shimmer che è pazzesca.
ma in realtà credo che questa palette di Make Up Revolution l'andremo a provare in un altro video o magari su Instagram, perché vorrei andare a provare con voi per la prima volta una palette di Make Up Obsession e ho ordinato la Bare Wit. Ero in vena assolutamente di colori nude perché anche in questo caso abbiamo una palettina con 9 ombretti che tra l'altro secondo me sono gli ombretti perfetti per tutti quanti i giorni. Questa palette, come vedete, è piccolina, è una mini palette, ha comunque anche il suo specchio, quindi se dovesse essere valida questa qui da viaggio secondo me è perfetta perché veramente è piccola piccola, e quindi oggi andiamo a provare per la prima volta gli ombretti Make Up Obsession. Inizio applicando Flawless, questo marroncino, come colore di transizione. Dovrebbe essere abbastanza adatto, anche se forse leggermente scuro. Andrò a fare un look alla veloce, non troppo elaborato, perché in realtà voglio solo provare la qualità e la pigmentazione di questi ombretti, quindi andiamo un po' così. Vado a prendere Natural, che è questo colore marrone più scuro, e lo applico all'esterno dell'occhio portandolo leggermente nella piega per andare a creare tridimensionalità al mio make-up. Ok, anche il marrone scuro è applicato, molto molto bello. Nel frattempo ho applicato anche nella rima inferiore gli stessi due colori, quindi ho applicato Flawless su tutta la rima inferiore e Natural solamente all'esterno, all'attaccatura delle ciglia. Abbiamo la nostra base, manca lo shimmer. Vado sicuramente ad applicare Expose, che è il colore centrale, che secondo me per il make-up, diciamo, che ho in mente, che sarebbe tipo un make-up anche per tutti i giorni, a parer mio, dovrebbe essere perfetto. Vado col pennello per il semplice motivo che con queste unghie da zona rossa non riesco proprio a prelevarlo e non riuscirei ad applicarlo in modo preciso, e penso che andrò a bagnare il pennello, vediamo come si comporta. Ho prelevato l'ombretto, ho bagnato il pennello, andiamo a vedere. Non so se lo vedete perché purtroppo in videocamera spesso rende molto molto meno che nella realtà. Che bello! Stupendo questo, guardate. Lo porto fino all'esterno. Wow! Non so cosa dirvi, cioè, lo state vedendo anche voi. È stupendo, io non mi ricordo quanto costa questa palette, ma mi ricordo che era molto molto economica. Wow, direi di andare a prendere nuovamente Natural, il marrone scuro, per andare di nuovo a dare tridimensionalità al make-up e poi direi che il make-up si può concludere. Ok, il make-up si potrebbe concludere qui, ma voglio fare un ultimo passaggio. Voglio provare anche il colore Sheer, che è questo qui, come appunto luce centrale. Utilizzo un pennello angolato e andiamo a provare, magari rovinerò tutto, ma fa niente. No, in realtà secondo me può starci molto molto bene, non è un passaggio necessario, però un qualcosina in più. Ok, proseguiamo. Ho deciso di non applicare l'eyeliner perché voglio provare insieme a voi lo Sky High di Maybelline, quindi non voglio che non si possa vedere per colpa dell'eyeliner, scusate. E quindi è il momento di provare finalmente lui. Vado solamente a piegare le ciglia. Questa volta non utilizzerò primer come faccio solitamente. Io utilizzo quasi sempre un primer per mascara perché dà quel tocco in più. Però appunto per vedere un po' come lui lo proviamo senza primer. Quindi piego le ciglia, lo applico solamente da un lato, così vediamo la differenza. Non vedo l'ora. Ok, mascara applicato da questo lato, ho fatto 3 passate se non sbaglio. Allora, guardo in su per farvi notare la differenza, magari vi metto una ripresa anche ravvicinata. Sicuramente allunga tanto, però
non so, io mi aspettavo qualcosa di più. Voglio sicuramente riprovarlo, magari con anche un primer e magari senza sotto nulla, così possiamo proprio vedere l'effetto. Non è male, pettina molto bene, sicuramente allunga, è un effetto molto molto bello, ma diciamo che viste le aspettative, forse mi aspettavo qualcosina in più. Ovviamente fatemi sapere voi nei commenti se l'avete provato, se secondo voi è super, insomma tutto quello che vi passa per la mente, perché mi aspettavo qualcosina di più. Ok, ecco qua il mascara applicato su entrambi gli occhi, sicuramente mi aspettavo qualcosina in più, ma voglio ovviamente testarlo di nuovo, quindi sicuramente lo proveremo insieme o su TikTok o su Instagram, su palpebra assolutamente vuota, perché penso che i mascara vadano provati in quel modo per avere proprio un'idea. Non resta che completare il make up e andiamo a provare insieme i Super Stay Matte Ink. Ho provato la vecchia formula dei Super Stay, sicuramente sono rossetti che rimangono lì tantissimo, durano tutto il giorno, però se non amate i rossetti che seccano molto non fanno per voi, quindi magari questa formula è un pochino più portabile. Io ho scelto la colorazione 255 Chai Genius, ho sentito il profumo ed è pazzesco e non ho una matita che possa adattarsi a questo rossetto, quindi cercherò di applicarlo il più possibile in modo preciso, ma sapete che sono una frana con i rossetti, quindi metto avanti le mani. Ed ecco qua ragazzi, ho applicato anche il rossetto, ha un profumo buonissimo, leggermente appiccicoso. Ora aspetto un attimo che magari si asciuga, mi piace moltissimo il colore, non sono riuscita ad applicarlo proprio perfettamente perché senza matita è più difficile, però devo dire che l'applicatore leggermente a punta aiuta un pochino a essere precisi, l'unica cosa secondo me qui avrei dovuto applicarne un pochino meno, ma fa niente. Il colore è stupendo, bellissimo, forse su di me spegne un pochino, però è bellissimo e quindi fa niente. Ora direi di aspettare qualche minuto, vedere se si asciuga e fare la prova, se è no transfer oppure si trasferisce. Ok, sono passati circa 2 minuti, quindi andiamo a fare la prova del bacio su questo rossetto. La prima cosa che noto, a differenza degli Super Stay, quelli formula vecchia, questo rimane molto più cremoso, mi piace molto di più anche l'effetto che dà, perché gli altri vanno molto più a seccare e vanno anche più a far notare le pellicine. Questo qui sembra quasi un pochino più glossato, quindi molto molto bello. Secondo me andiamo a fare la prova, io lo sento un po' appiccicoso, quindi secondo me qualcosina si trasferirà. Sì, esatto, pochissimo, però qualcosa si è trasferito. Non so se in videocamera l'ho riuscita a notare, direi pochissimo, quindi wow, per me questo al momento è super super promosso e vi dico la verità, vorrei già tutte le colorazioni, quindi appunto se amate i matte, effetto un pochino così come se fossero quasi cremosi, che non vanno troppo a seccare, wow, bellissimo. E niente ragazze, questo è il make-up completamente finito. Devo dire che questo make-up mi rappresenta al 100%, perché fondotinta full coverage, occhi con colorazioni così marroni, mattoncino, doratine, un rossetto nude, questo è assolutamente il mio prototipo di make-up per tutti i giorni, proprio quello che su di me io mi vedo bene, anche se spesso mi dite che sto molto bene con gli ombretti rosati, però io questi colori non li abbandono. Devo dire che bene o male mi sento di promuovere praticamente tutto, ovviamente devo continuare a testare e vedere anche la durata di questi prodotti, che però mi hanno davvero lasciata senza parole, perché se mi guardo allo specchio il make-up mi piace da impazzire. Quello che però mi ha davvero lasciato di più senza parole è sicuramente la palette di Makeup Obsession, perché guardate che spettacolo, secondo me gli shimmer sono veramente bellissimi, luminosissimi, in videocamera veramente secondo me non rende abbastanza, e quindi wow, cioè questa, se amate i nude, prendetela, penso che sarà la mia nuova palettina da viaggio, anche se non sapremo mai quando torneremo a viaggiare, però veramente 10 lode per questa palettina. E sinceramente quando mi è arrivata e l'ho vista così piccolina di cartone, ho pensato un solito flop, e invece wow, veramente bellissimo. Aspetto ovviamente di sapere la vostra opinione riguardo a questo mascara, effetto dopo qualche minuto è questo qua, perché sono molto curiosa, mi aspettavo qualcosina in più. Io ovviamente spero di avervi tenuto compagnia, soprattutto perché siamo quasi tutti in zona rossa, quindi sicuramente YouTube è un bello spazio per svagarsi. Vi ringrazio per avermi tenuto compagnia, voi a me, visto che anche io sono qui chiusa nella mia camera,
E ovviamente aspetto di sapere la vostra opinione, se avete provato qualcosa di questi prodotti e quello che pensate di questo makeup. Io vi ricordo di seguirmi su Instagram, dove trovate sempre nuovi look, nuovi tutorial, nuove storie, di seguirmi su TikTok, dove sono abbastanza attiva, e di iscrivervi al canale se non volete perdervi tutti quanti i prossimi video o se volete supportarmi. Io vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video, spero di vedervi numerosissime anche nel prossimo, vi mando un bacione, ciao!